Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi pupe. Comunque vada, sarà un fallimento. Chiunque diventi il nuovo presidente della regione il 26 gennaio verrà fuori da una politica calabrese a pezzi, incapace di esprimere leader credibili e una direzione univoca verso la quale incamminarsi per cercare di intercettare un futuro migliore. Forse mai era stato toccato un punto così basso in Calabria, con un consiglio regionale che si è trascinato per anni sul filo del numero legale. Il governatore Oliverio ha tirato a campare e la minoranza gliel'ha consentito, accompagnandolo amorevolmente verso la fine della legislatura per conservare la poltrona. Diciamoci la verità, della Calabria non interessa a nessuno, soprattutto ai politici calabresi, che al netto della retorica un tanto al chilo, quella che sbrodolano ad ogni occasione, hanno dimostrato negli ultimi 5 anni di valere zero con la coda. Della Calabria, che andrà a votare nello stesso giorno dell'Emilia-Romagna, non importa nemmeno a Salvini, a Berlusconi e alla Meloni, che rimandano da mesi la scelta del candidato del centrodestra, consapevoli che vinceranno anche se alla fine decidessero di mettere Paperino alla guida della coalizione. La spallata al governo giallorosso, se arriverà, arriverà dall'Emilia, che nello scenario nazionale ha un peso specifico immensamente maggiore rispetto alla punta dello stivale. Comunque vada, dunque, sarà un fallimento. Sarà un fallimento anche per i 5 Stelle, che con 18 parlamentari, tanti sono quelli calabresi se si considera anche Silvia Vono, da poco passata a Italia Viva, avrebbero potuto e dovuto costruire, invece di limitarsi ad agitare il ditino da primi della classe, salvo poi scoprire che non sono capaci di superare nemmeno le prove invalsi. Se questo è il contesto, il 26 gennaio si registrerà la più alta percentuale di astensionismo mai rilevata in Calabria. E chiunque esca vincitore dalle urne, in realtà avrà solo certificato la sconfitta della politica. Avanti, miei cagliardi! In marcia! Vai, vai! Seguitemi! Branca, branca, branca! Neo, neo, neo! Ma dove va quello là? Enrico De Girolamo per la CNews 24.